area bar spritz, ok. Grazie Mirko, efficiente come sempre. Roberto, per favore, se può venire al gazebo centrale. Ma anche il pacincio. Ah beh. Ah ragazzi, se volete è arrivata la pizza e la schiaccia giù in fondo nell'Arena Beach, c'è Gaia che vi accoglierà con tutto il suo calore. E poi c'è lo spritz, se volete andare a bere qualcosa, andate a mangiare. Solo su due colpi. Allora Max, chiama questa partita per favore sul campo centrale. Allora, Bella Volpe e Crivellari contro Minucci e Magliotto. Magliotto, beh, uguale. Magliotto perché ha fresco. Allora, sul campo centrale vediamo se si riesce, ecco, a dare qualche nozione tecnica a Max. Dai, c'è il bugger, cioè quella è la battuta, può essere salto ruotato o salto flotte. O piedi a terra. O piedi a terra. Fammi vedere come funziona. Mimala. Allora, ora si va a fare a della volpe. Loro vogliono che canti, ma si canterà altro. Sì, ora ce la fa della volpe. Un esempio di battuta, salto flotta, ruotato, piedi a terra. Ah, qui davanti c'è invece il femminile. Allora, queste sono... Se ti devo dire, l'unica cosa che mi si accorta quando sono... Allora, ci sono Paradisi, Pacube, che sono le morettone alla nostra destra, che sono le campionesse uscenti del Piano Rosa, con Santerini, Ripoli. Questa è una battuta piedi a terra. Vedete, è buona. Esce. Esce, va la palla.
c'è un bel campioncino che lo conosco questo. Ora si canta, si canta. Nel frattempo ci sono una serie di fan, di piccoli fan, che stanno chiedendo a Max di cantare. Ecco, cioè, ma tu ti ritrovi spesso in queste situazioni? No, mai, infatti per me è una situazione nuova. Tutti in costume, io sono vestito nero, sembro un bacarozzo di quelli che cammina sulla spiaggia. Abbiamo la tua serata, prosegue, poi no, sappiamo no, che hai tanto impegno. Io sono venuto qua perché mi Vanessa, perché mi ha chiamato, io sono felice di essere qua, anche perché so che c'è una nobile causa in questo torneo. Certo, pensa che con questo torneo il ricavato andrà al Misericordia, riparto del Natale, alla Fondazione Il Sole, la Fondazione Il Sole, io conosco benissimo. Tu sei il testimonial per certo. Questa campagna del 5 per 1000. Poi all'Associazione Italiana Persone Donne. Perfetto, quindi, insomma, sono contentissimo di dare anche il mio contributo, piccolo contributo in questo momento. C'è sempre bisogno. L'obiettivo è assolutamente nobile. Come dico io, ci pensa troppo. Non ci pensa troppo, ed è quello che diciamo anche noi. Allora, si aspetta un po', ma si canterà anche qualche cosa, visto che Vanessa mi ha chiamato, ma così. No, io vengo a spiana campi tra poco. Qui stanno aspettando tutti la tua inguazzata. Si va, si prepara con... qui c'è, avete fior fior di DJ, mi ha uno. Cioè, abbiamo un super questa... DJ, quindi insomma possiamo chiedere questa, la base. Questo con Coluto lo piglia di tacco. Allora, sei pronto? Mi prepariamo. Sei pronto? Si fa una canzoncina, oh, okay. Si scappa. Emanuele è pronto. Ma dai, che cignale questo sta avvicinando questa, buonasera. Camicia rossa, sì. Ma la canottiera, sì, ha ragione, sarà la canottiera, mi prendo secco. Ma mi piace anche te, poi ci vuole. Il nostro... se giochi te, vengo, mi sfondo. Tra l'altro lui è il presidente dell'Enjoy Sport Life, che ha organizzato questo torneo, quindi insomma, chiamiamolo come vuoi. Maggiotto allora chiamiamo. Allora abbiamo Maggiotto. Vieni amore, venite di qua. Maggiotto è desiderato al campo. Nel frattempo stiamo preparando la base per Conte Max, veramente stanno sistemando tutto il, sì, sì, il mixer per cominciare a cantare e far divertire tutti voi. Abbiamo anche delle piccoline che stanno per chiedere l'autografo, capito bene? No, il selfie, hai ragione, perché i tempi sono cambiati, l'autografo lo chiedevo io, quindi giustamente, mi dite come vi chiamate? Come lo conoscete, Conte Max? Tutte le sue canzoni. Dove, dove? Mamma mia, siamo YouTube. Subito, figli. Sì, è stato un successo. Qual è stato un successo? Questo è il mio nuovo pubblico. Dal 7, io mi hanno ribattezzato la Cristina D'Avena dell'Uccellina, io credo. Sono tutti ragazzini. Stanno aspettando il selfie con te, eh? Si fa, si fa il selfie, via. Facciamo questo selfie. Rendi felice. Ah, guarda, vi ha portato anche il regalino il Conte Max. Eccole qua, ma poi, cioè, io vi farei vedere come sono tutte organizzate con il cellulare, la loro password. Deve anche aspettare il Conte Max per fare il selfie, perché abbiamo qui Tara che però può cominciare a cantare, ce lo date il permesso? Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo la canzoncina e poi facciamo tutti i selfie che volete. Allora è veloce. Se, allora guarda, il Conte Max è proprio gentile. Eccoci qua, tutte insieme, un bel sorriso. Cheese. No, assolutamente. Solo con te. C'è anche chi vuole il selfie esclusivo solo con te. Eccolo qua, un bel sorriso. E là. Il selfie è servito. C'è anche il barone qui, se lo volete. Sì. Oh, vedi che c'è un po' di fretta. Buonasera. Ora io vi disturberò un po' mentre giocate, ma se mi hanno invitato qualcosa devo fare, sennò qui c'è. Assolutamente. No, perché la Sardegna lei fa anche i libri, fa le cose di cucina. Se potevo cucinare, no, scrivere. Io cucino. Ah, no, vai, no, mi confondevo la Martini. Vai tranquillo e sereno. La prima si fa mare mano scarma, non so se si dedica a tutti questi cignali. Venite, venite. Tanto si fa il tempo. Tanto io canto a fare foto, che cencio. Siete pronti ragazzi, però vi dovete aiutare, lo sapete, io senza di voi.
prima si fa mare mano scarpa, poi si fa il balletto tutti insieme. Siete vai. Pronte? Senti? Voti bene, tu sicuro, io sei buono. Sei pronte? Allora si va insieme? Allora io sono il pubblico più giovane. Si aspetta due minuti o tre.